Ci troviamo in Portogallo, siamo nella regione dell'Algarve, in particolar modo nella città di Portimão e quella che vedete alle mie spalle è Praia do Vao, una delle poche baie che ancora ad oggi mantengono il suo fascino e tutto il suo splendore a livello naturalistico. Purtroppo non possiamo dire lo stesso per Portimão che come città portoghese dall'elevato appeal turistico ha subito un'intensa opera di cementificazione nei precedenti anni che ne hanno modificato in misura significativa tutto il landscape, ovvero il contesto abitativo e architettonico che la caratterizza. Portimão, il cui nome deriva dal latino portus magnus, ovvero grande porto, ricalca le gesta e le ambizioni coloniali che avevano i portoghesi dalla scoperta dell'America fino, quindi per tutto il XV secolo, fino al nefasto evento del 1755 con il terremoto di Lisbona che compromise in misura rilevante tutta l'economia del paese. Considerate che il terremoto di Lisbona è considerato ancora ad oggi come il più grande terremoto che a memoria d'uomo si ricordi per le conseguenze nefaste che produsse sia in termini di perdite di vite umane che anche poi per la distruzione economica che comportò. La città di Lisbona per tre quarti all'epoca venne rasa al suolo e lentamente ricostruita. L'Algarve, proprio in quell'epoca, verso il XV secolo, era il centro mondiale della cartografia, a dimostrazione appunto del potenziale logistico che aveva il Portogallo in successivamente qualche decennio dopo la scoperta dell'America da parte di Colombo e i suoi successivi poi esploratori. Ad oggi l'Algarve è conosciuto in tutto il mondo ormai per essere una regione caratterizzata da un clima particolarmente mite, quindi un caldo che ricorda molto da vicino il clima delle Canarie, però senza riverbero atmosferico legato ad esempio a influssi o correnti d'aria, quindi è un clima veramente molto invidiabile, probabilmente la regione in tutta l'Unione Europea che ha nel vecchio continente che gode del clima migliore. Proprio questo ha sviluppato nel corso dei decenni precedenti una forte corsa alle costruzioni per l'offerta turistica ed anche per le opportunità di cosiddetta delocalizzazione della vecchiaia che il paese, il Portogallo, ha deciso di strutturare per tutti coloro i quali in procinto di andare in pensione o essendoci già desiderano trasferirsi e vivere a tempo indeterminato, dando loro anche svariati benefici fiscali. L'Algarve, come anche gran parte del Portogallo, non hanno risentito della crisi immobiliare che invece ha caratterizzato il paese vicino confinante, la Spagna, e oltre alle opportunità che dà il paese per quanto riguarda il clima, come abbiamo detto, molto mite, vi è anche la priorità che ha voluto dare il paese a determinati sport, concependone il potenziale di crescita negli anni a venire. Uno di questi è appunto il golf, nella regione da Faro a Portimão, passando per Albufeira, arrivando sino a Lagos, abbiamo numerosi complessi sportivi strutturati sotto forma di golf resort che, oltre che attirare grandi giocatori internazionali e per i contest che vengono organizzati
periodicamente, consentono anche di potervisi insediare all'interno acquistando una proprietà, un'abitazione, un residence, una villetta indipendente, quindi per vivere all'interno di determinati contesti abitativi e usufruire, beneficiare del clima che caratterizza l'intera regione. Tanto per citare alcuni, per citare qualche nome, all'inizio dello scorso secolo abbiamo avuto il famoso giocatore inglese di golf Henry Cotton, dal quale poi è nata anche una linea di abbigliamento sportivo che porta il suo nome, che a fine carriera decise di insediarsi, di trasferirsi a vivere qui e passare il resto della propria vecchiaia. Per questo il Portogallo e l'Algarve e Portimão ne sono particolarmente riconoscenti, tanto che gli hanno dedicato un'intera struttura ricettiva che porta il suo nome, assieme anche ad una strada grande per Avenida di Henry Cotton.